parte dell'agriturismo speciale Wine Resort di Verduno. Io parteciperò al Food and Wine Tourism Forum, che è il principale evento legato all'innovazione nel turismo enogastronomico per tre motivi. Il primo, perché credo che sia importante essere aggiornati e confrontarsi sulle connessioni fra turismo, sviluppo sostenibile e nuove tecnologie. Il secondo, per la caratura degli speaker, perché nelle precedenti edizioni ho apprezzato le ricerche sulle nuove tendenze, i dati esposti e i casi studio proposti. E terzo, per la splendida cornice del castello di Grinzane Cavour. Ci vediamo il 21 giugno. Ciao, sono Francesca e sul mio blog Languarino ti racconto il territorio di Langhe, Roero Monferrato. Partecipò al Food and Wine Tourist Forum sin dalla sua prima edizione. La partecipazione al forum è totalmente gratuita ed è una grande occasione per ascoltare i più autorevoli esperti del turismo enogastronomico in Italia e non solo. È un'opportunità anche per formarsi e aggiornarsi su tutti i trend della comunicazione e dei social. Infine, ed è anche una delle parti che io amo di più, dà anche l'opportunità di incontrare e conoscere tutti gli operatori del settore durante la pausa pranzo nel bellissimo giardino del castello di Grinzane Cavour. È una giornata davvero imperdibile per tutti coloro che lavorano nel mondo del turismo, del vino e del cibo. Buongiorno a tutti, sono Elisa Carosse dell'azienda agricola Le Tre Colline e mi occupo di produzione di vini, in particolare dell'Albugnano DOC. Vado al Food and Wine Tourism Forum per incontrare altri colleghi e per capire come il cambiamento climatico sta anche influenzando il nostro settore. Buongiorno a tutti, sono Silvia Boggiane, lavoro alla Fondazione Cesare Pavese. Parteciperò al Food and Wine Tourism Forum perché rappresenta un'occasione di informazione, confronto e dialogo. Buongiorno, sono Luca Mogliotti, titolare dell'Hotel Palio di Asti e dell'Auras Restaurant, ristorante all'interno del nostro albergo, e del Mille Restaurant, ristorante in centro Torino. Sarò presente al forum di Grinzane Cavour il 21 giugno per tenermi sempre aggiornato su quello che è l'evoluzione del digitale.